La Biblioteca dei Destini Incrociati ha avuto inizio 7 anni fa in sezione americana, come gruppo di lettura dedicato ai sofferenti psichici, ma aperto a tutti. Infatti è coinvolto sofferenti psichici, utenti di biblioteca, poeti e artisti, psichiatri e operatori delle cooperative sociali e chiunque fosse interessato. Il gruppo si è trasformato nel tempo in un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa, pittura collettiva e danza per la trasformazione della sofferenza psichica. Fondamentale è stato l'apporto dei centri di riabilitazione diurna dell'ASL Napoli 1. Gli incontri, oltre che in biblioteca, sono stati ospitati anche dal Museo Archeologico di Napoli e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Come nasce l'idea? Il primo gruppo di lettura della sezione americana fu dedicato a Moby Dick. E è durato ben 6 anni e mezzo. In quel gruppo era presente anche Sergio Piro, psichiatra, scienziato di chiara fama, ispiratore insieme a Basaglia della legge 180/78 per la chiusura dei manicomi. Dopo la prematura scomparsa di Sergio, parlando con uno dei suoi più stretti collaboratori, il dottor Antonio Mancini, si è pensato che si sarebbe potuto organizzare un gruppo di lettura dedicato ai sofferenti psichici, ma aperto alla cittadinanza. Il gruppo è iniziato in sordina nel 2012 con il nome I Mercoledì della Poesia. Nel tempo ha cambiato sia titolo che variato le sue attività. Si è passati dalla semplice lettura e commento di poesie all'associazione fra la parola e l'immagine, con l'incontro fra poesia e grandi quadri di Ut Pictura Poesis, all'attenzione alla parola scritta. Oltre che alla danza e alla pittura collettiva di Una voce poco fa, per approdare infine alla Biblioteca dei Destini Incrociati, con riferimento al Castello dei Destini Incrociati di Italo Calvino, come ci ha suggerito la poetessa Enza Silvestrini. La Biblioteca dei Destini Incrociati si è focalizzata sulla scrittura creativa, prima ispirata alle fiabe popolari e poi alle pagine del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Con esercitazioni sempre nuove proposte dai vari membri del laboratorio e dunque con un'allargata consapevolezza e partecipazione da parte di tutti. Tutte le diverse attività, spesso discusse in assemblea e comunque partecipate e scelte da tutti, hanno trasformato i singoli e i rapporti all'interno del gruppo. Tanto che l'anno scorso alcuni degli operatori del CDR di Soccavo ci hanno proposto di ospitare nella sezione americana il laboratorio teatrale, che poi è risultato in spettacoli teatrali tenuti nella Sala Rari per 2 anni consecutivi e accompagnati dalla musica degli alunni del liceo musicale Margherita di Savoia. La collaborazione nata nel laboratorio ha poi portato a vari convegni e congressi tenuti in biblioteca. E soprattutto alla mostra per il quarantennale della legge 180/78, oltre il manicomio, che si è tenuta nel 2018 con la collaborazione di chi vi parla, del collega Luigi D'Amato, del dottor Antonio Mancini. La mostra si è dunque conclusa con una tavola rotonda a cui hanno partecipato i più importanti psichiatri di Napoli. Il laboratorio ha portato anche la biblioteca fuori dalla biblioteca in eventi quali Festival Contemporaneamente, che si è tenuto all'Oasi WWF degli Astroni in collaborazione con il gruppo teatrale La Linea del Cuore e che ha visto la collaborazione del laboratorio con le poesie alberi, poesie trascritte, decorate e appese agli alberi, poi lette da poeti che hanno partecipato al nostro laboratorio. E ancora il laboratorio ha partecipato, grazie all'attività della pittura collettiva, a 3 edizioni della mostra Arte Reclusa, organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Napoli 1. L'esperienza del laboratorio è stata illustrata in vari convegni e incontri, in particolare nel Festival Squilibrio organizzato dall'Associazione A Voce Alta nel 2017. Dopo la chiusura della Biblioteca Nazionale e nelle attuali condizioni, il laboratorio continua la sua attività sia sul gruppo Facebook intitolato A Destini Incrociati, sia soprattutto su piattaforma Jitsi, dove si svolge un incontro settimanale Lontani Vicini. La ringrazio a nome di tutto il laboratorio e speriamo di poter tornare presto in biblioteca. Arrivederci.